Siamo al Teatro Cristallo di Oderto, abbiamo rubato Goran Kuzminac al sound check per fare alcune domande. Goran Kuzminac ritorna un po' alle origini, sarà così anche la tua scaletta questa sera del concerto? Beh sì, questa volta la scaletta torna indietro di 35 anni e arriva praticamente a novembre con l'uscita dell'ultimo disco, perciò ci sono 35 anni praticamente di excursus musicale. Credo che sia anche la parte più divertente in assoluto, sia per chi suona che per il pubblico, quella di andare a ritrovare cose vecchie, che però non sono nemmeno troppo invecchiate, e cose nuove che speriamo abbiano il tempo di invecchiare. Siamo nell'epoca dei talent, della musica playback, addirittura adesso i DJ suonano. Se dovesse ripartire Goran Kuzminac nel 2013, da dove comincerebbe? Probabilmente adesso come adesso aprirei una tabaccheria, non lo so. Oppure andrei a lavorare in pizzeria. No, oggi veramente, a parte gli scherzi, è veramente molto molto difficile. Molto difficile per un giovane, anche talentuoso, riuscire a trovare qualcuno che l'ascolta, qualcuno che comunque gli indichi un pochino la strada. Veramente difficile. Il consiglio praticamente è quello di creare dei gruppi che suonano, gente che suona, che scrive e che si ritrova magari davanti a una birra, in un pub, in un locale, come succedeva a Roma col Folk Studio, eccetera. C'erano quattro amici effettivamente che durante la settimana scrivevano delle canzoni e poi il sabato si ritrovavano in questo locale e se le scambiavano, si scambiavano gli accordi, i modi. È così che nascono le scuole, quella bolognese, quella di Genova, quella romana, quella milanese. I più grandi cantautori sono nati da questi piccoli circoli dove hanno imparato insieme, praticamente insieme, ascoltando altra musica e creandone della propria. Un'iniziativa nobile che ti vede coinvolto come musicoterapeuta all'Istituto Psichiatrico di Villa dei Fiori. Parlaci di questa esperienza e cosa ti porta. Energia te la succhiano da pazzi, ma ti danno un'esperienza veramente incredibile, perché loro vedono il mondo molto spesso da delle finestre dove tu non avresti mai immaginato. Perciò rimani a volte veramente stupefatto da questa cosa e ti dirò che nel giro di 2 anni insieme a loro io ho scritto 4-5 veramente belle canzoni, ma con i testi loro, non con i testi miei, con le idee loro, con le visioni loro, con i loro colori, non con i miei. Cose che stupiscono moltissimo perché sono di una semplicità estrema, ma sono di una durezza e di una linearità estrema. Ti ringraziamo della tua splendida cortesia, ti lasciamo al sound check. In bocca al lupo per stasera, sarà una serata fantastica insieme ai tuoi amici di tanti anni fa. Speriamo. Bocca al lupo, grazie. Sempre. Grazie.